Il secondo scrutinio del partito Tory per eleggere il successore di Boris Johnson ha consolidato il ruolo di favoriti di Rishi Sunak e Penny Mordaunt. L'ex ministro delle finanze britannico ha ottenuto 101 voti e l'ex ministro della difesa 83. Entrambi hanno guadagnato posizioni rispetto al primo turno. Con 64 voti a favore, il ministro degli esteri, Liz Truss, segue a una discreta terza posizione. Il procuratore generale, Suella Braverman, esce invece dalla corsa. Sebbene Sunak sia in testa nei primi due scrutini, i sondaggi prevedono una vittoria di Mordaunt nel caso in cui i due si affrontino nell'ultimo scrutinio di un iter che potrebbe protrarsi fino a settembre. Liz Truss però spera di ribaltare la situazione dopo aver promesso di abbassare le tasse e aver cercato di accaparrarsi i voti dei candidati eliminati. In palio non c'è solo la leadership della formazione, ma la possibilità di diventare il prossimo inquilino di Downing Street.